Logic è nato nel 1993 col nome di Notator Logic, poi comprato da Apple nel 2002 e rinominato in Logic Pro. All'inizio c'erano due versioni, la versione Pro e la versione Express, variante più leggera con meno roba. Express è stato messo in cantina nel 2011 e nel 2013 Logic Pro è diventato X, cioè X nel senso non di passato, nel senso di X, 10. È rimasto quindi GarageBand, che di fatto ora è la versione Lite di Logic Pro, più leggero, con meno funzioni, gratuito, ma tutti e due solo per Mac. Ma che cos'è Logic Pro? Logic è una DAW, Digital Audio Workstation, cioè un'applicazione musicale completa con tutti gli strumenti necessari per creare produzioni musicali di qualità professionale. Con Logic è possibile registrare voci, strumenti e qualsiasi suono che può essere catturato da un microfono o strumenti elettrici attraverso un jack audio. Vada a dormire! È possibile suonare e registrare strumenti software, campionatori, sintetizzatori attraverso tastiere USB o altri controller MIDI. È possibile aggiungere batterie e percussioni, programmandole attraverso i tipici pattern delle drum machine o anche usando i drummer, innovativi batteristi virtuali che si adattano dinamicamente al genere, al contenuto del progetto e ad altri parametri. Con Logic si possono organizzare i progetti in tracce e regioni, definire sezioni, aggiungere loop e altri file multimediali, controllare le impostazioni globali che includono il tempo, la tonalità e la metrica. Si possono modificare e arrangiare le regioni audio e MIDI utilizzando una serie di editor specializzati per i diversi compiti e tipi di regioni. Si può modificare il tempo e l'intonazione delle regioni audio, delle singole note, di accordi e suoni. Si possono visualizzare le regioni MIDI in un progetto con la notazione musicale, aggiungendo o modificando le note e gli altri simboli musicali, stampare la partitura finita o le singole parti. Si può mixare il progetto in stereo o surround, personalizzare le opzioni di routing, aggiungere alle singole tracce o al master effetti e automazioni registrabili anche in tempo reale. E a conclusione del lavoro si può esportare e condividere il mix in molti formati per la distribuzione. Tanti sono stati gli aggiornamenti fatti nel tempo, nelle funzionalità e nell'interfaccia, con un notevole incremento di strumenti software e di effetti professionali, moltissime patch, preset e loop. Nelle ultime versioni, in particolare, è stata riprogettata l'interfaccia per migliorare l'accesso a tutte le funzioni e poterla personalizzare. È stato anche esteso l'uso del Quick Help. Sono state ampliate le possibilità di salvataggio e di backup e aggiunte nuove opzioni di condivisione, come ad esempio quella diretta su SoundCloud. È stato aggiunto il drummer, un approccio nuovo rispetto alle classiche drum machine, batteristi virtuali con batterie e stili differenti. Sono state aggiunte personalizzazioni degli smart control, che si possono anche mappare per gestirli da controller esterni. È stata ampliata la possibilità di organizzare le tracce e raggrupparle per gestire arrangiamenti e mix complessi. Per le tracce audio è stata aggiunta la possibilità di manipolare l'intonazione e correggere altri parametri. E finalmente nel mixer di recente è stato aggiunto un vero stereo pan. Nel tempo sono stati aggiunti nuovi drummer, effetti MIDI, strumenti software, amplificatori, loop e nuovi sintetizzatori, tra i quali Alchemy, un sintetizzatore a sintesi additiva, spettrale e granulare, campionamento e motori analogici virtuali. Nella recente versione 10.5 sono state introdotte novità che rendono ormai Logic adatto per tutti gli usi e generi musicali.
lo Step Sequencer, che permette di programmare qualsiasi batteria attraverso un editor a pattern, modello Drum Machine. Ma non solo, con questo strumento è possibile anche creare pattern melodici o armonici. Il Remix FX, con una serie di controlli, cursori e pad XY, usabili per controllare in tempo reale gli effetti. Permette di screcciare facilmente il mix di un progetto in stile DJ, di riprodurre l'audio al contrario, di fermare e ridimensionare la canzone e di applicare molti altri effetti. È anche possibile usare Remix FX insieme a Live Loop, che è l'altra grande novità. Il Live Loop è una griglia di loop, appunto, con cui giocare in tempo reale, pensato per le performance dal vivo soprattutto, usabile anche in combinazione con controller MIDI o con lo stesso Remix FX. Uno strumento che permette di usare Logic alla maniera di Ableton Live. Nel prossimo episodio cominceremo a entrare nel vivo del programma, analizzando le parti principali da cui è composto. Vado, mi metto al lavoro.